Ora entra in scena il dottor Siegfried Eismann, un medico romantico che crede di poter esercitare la sua professione per pura filantropia, ma che i colleghi sfruttano e boicottano senza rispetto fino a fargli avere seri guai con la giustizia. Dissi, quando mi consegnarono il diploma, dissi a me stesso che sarei stato buono e saggio e coraggioso e caritatevole con il prossimo. Dissi che avrei trasportato il credo cristiano nella pratica della medicina. Ma non so come. Il mondo e gli altri dottori subodorano ciò che si ha in cuore non appena si prende questa magnanima risoluzione. E il sistema è pigliarvi per fame. Da voi non verranno che i poveri. Voi vi accorgerete troppo tardi che fare il dottore non è che un modo di guadagnarsi la vita. E quando siete povero e dovete reggere il credo cristiano e la moglie e i figli, tutto sulla vostra schiena, è troppo. Ecco perché fabbricai l'elisir di giovinezza che mi portò alla prigione di Peoria, bollato come truffatore e imbroglione dall'integerrimo. La canzone di André proprio inventa di sana pianta, poeticamente, tutta una memoria visionaria che induce il medico a curare i poveri. Là dove Lee Masters dice semplicemente sarei stato caritatevole col prossimo e avrei trasportato il credo cristiano nella pratica della medicina, Fabrizio non invoca affatto il credo cristiano, anzi dice espressamente che voleva fare il medico non per un dio. Dice tutt'altro. Da bambino volevo guarire i ciliegi, quando rossi di frutti li credevo feriti. La salute per me li aveva lasciati coi fiori di neve che avevano perduti. Boicottato dai colleghi, il medico finisce per inventare un elisir di giovinezza, fatto guarda caso proprio coi fiori di ciliegio, e viene alla fine condannato come truffatore e imbroglione. Viene un po' da pensare oggi alla versione della medicina ufficiale nei confronti di quell'alternativa, diciamo così. Non so poi se Lee Masters conoscesse il manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels, ma certo lì c'è un concetto non dissimile. Dice: la borghesia ha spogliato della loro aureola tutte le attività che fino ad allora erano venerate e considerate con timore. Ha tramutato il medico, il giurista, il prete, il poeta, l'uomo della scienza in salariati ai suoi stipendi. Tra l'altro questo medico che vuol fare il medico non per un dio né per gioco, ma per guarire i ciliegi, a me mi fa un po' ricordare Bocca di Rosa che fa l'amore non per noi né per professione, ma per passione.
E allora capì, fui costretto a capire che fare il dottore è soltanto un mestiere, che la scienza non puoi regalarla alla gente. Se non vuoi ammalarti dell'identico male, se non vuoi che il sistema ti pigli per fame. Da voi, mi spedì a sfogliare i tramonti in prigione.